Buongiorno e benvenuti per un altro appuntamento con Impara l'arte e mettila da parte. Una serie di appuntamenti appunto che dà l'importanza al Made in Italy e alle nostre tradizioni. Oggi ci troviamo in Sardegna, in un posto bellissimo che si chiama La Barbagia, nell'entroterra sardo, e parleremo della tradizione del Bacco da Seta, che fu introdotto nel 1000 dagli arabi in Sicilia e dai vincentini in Campania. E perché in Sardegna? Lascerò a Maria spiegare il percorso che il Bacco da Seta ha fatto per raggiungere appunto questa bellissima regione e quest'area della Barbagia. Ciao Maria! Ciao, ciao, buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Buongiorno Maria. Allora, Federica inizierà a fare appunto delle domande a Maria per poter cominciare la nostra chiacchierata. Esatto, buongiorno Maria. Senta, com'è che è Buongiorno. arrivata a essere un'artigiana del Bacco da Seta? Ci narri un po' come il percorso che ha fatto e poi appunto l'introduzione, soprattutto per spiegare a chi ci ascolta come si è giunti a coltivare il Bacco da Seta a Orgosolo. Allora, per raccontarvi questa storia, devo un po' raccontare la storia della mia famiglia. Ed è una storia di donne, diciamo, è la storia della famiglia di mia madre. Noi siamo tessitrici e bachicultrici, le donne della famiglia di mia madre, da circa 200 anni. Allora, a portare i bachi da seta in Sardegna furono i gesuiti. Agli inizi del 1500, per quanto riguarda Orgosolo, si hanno notizie storiche già dagli inizi del 1700, sia sull'allevamento dei bachi da seta e sia anche sulla tessitura, perché se i bachi da seta ad Orgosolo si allevavano e si allevano per poter confezionare poi a telaio il copricapo dell'abito tradizionale, che si chiama Lionzu e che è una striscia di pura seta prodotta tutta ad Orgosolo, sia ordito che trama sono in seta. L'ordito viene lasciato a colore naturale e la parte della trama viene colorata con lo zafferano. Come potete notare, il bozzolo è giallo, il giallo è a colore naturale. La razza si chiama proprio razza Orgosolo e porta il nome del paese ed è riconosciuta come razza Orgosolo dall'Istituto di Bachicoltura di Padova. Ah, interessante. Senta, perché è così importante mantenere un'attività come la sua da generazione in generazione? E che cosa significherebbe perdere questa tradizione per il paese, ma anche comunque per l'Italia in generale? Allora, nei laboratori come i nostri, che poi non sono più dei laboratori, alla fine diventano quasi dei posti dove si raccontano storie, si ricrea e si mantiene viva quella che è la nostra identità. Importanti per questo, ma importanti soprattutto. Perché quella che è identità è anche storia. Allora, noi qua siamo in Sardegna. Allora, dovete sapere che in Sardegna ogni piccolo comune, ogni piccola città, ogni piccola comunità ha il suo abito. Oggi si parla di costumi, non sono costumi, sono degli abiti. Non fino a tantissimo tempo fa si riconoscevano gli abitanti di un posto da come erano vestiti. Questo per dirvi che in Sardegna l'abito parla quanto e come la lingua, e quindi è importantissimo, è molto importante. Ovviamente questi abiti adesso sono in disuso,
Vengono usati, da noi ancora si usano, ecco, per cerimonie religiose, per i gruppi folk, però si usano ancora anche tanto per le manifestazioni religiose, si usano ancora in questo senso. Però ecco, sono degli abiti che ormai giornalmente non vengono più usati. Sì. Come si svolge la sua attività quando arrivano le persone che vogliono imparare, vogliono conoscere, visitano il laboratorio? Da che cosa parte, cosa fa vedere, cosa un turista può vedere e imparare da lei? Allora, Federica, sì, dirlo. Possiamo fermarci un attimo, sta passando un funerale. Senta, Maria, come si svolgono i suoi laboratori? Quando un turista arriva da lei, che cos'è che vedrà e che cosa imparerà a fare? Allora, per quanto riguarda il laboratorio, io spiego bene tutto quello che vi ho detto prima, insomma, che è una tradizione di famiglia, tutta la storia della seta, l'orgoglio, come è arrivata e tutte queste belle cose. Poi dopo si parla di ciò che si fa con questa seta che si produce e si inizia dall'allevamento. Allora, per arrivare a Suliondu, il copricapo si chiama Suliondu, bisogna iniziare dall'allevamento del bacco da seta. Questi che vedete qua, questo qua è il seme bacchi o uova. Da qui nascono i bruchi del bacco da seta. Un'altra cosa molto importante, le donne di Orgoslo da sempre hanno fatto anche la riproduzione, non avendo la possibilità di andare da nessuna parte per poter acquistare seme bacchi. Non potevano andare né in Piemonte, né in Lombardia, né in Friuli. Stiamo parlando di... sono poche oggi le comunicazioni stradali che abbiamo, ma in tempi antichi ancora peggio. Certo. Gli veniva così fare 20 chilometri per andare a Nuoro. Quindi, però ecco, questo ha fatto sì che poi la razza si diversificasse nel tempo. Allora, i bacchi da seta si nutrono di foglie di gelso. Allora io racconto tutta la storia di come faccio l'allevamento. Noi abbiamo anche un piccolo gelsetto di famiglia. Oggi consiglio sempre anche a chi vuole intraprendere questa, non come attività, è più che altro come hobby, oggi lo si fa. Io in genere ne do anche semini a quelle persone che magari fanno la visita e poi mi dicono che hanno un albero di gelso. Bisogna prendere le foglie dal proprio gelsetto. Questo è molto importante perché oggi le foglie che magari puoi trovare anche in abbondanza nei viali delle città in genere sono sporche dallo smog, quindi è meglio non darle. Questi bacchi da seta hanno una vita larvale di circa 40-45 giorni, mangiano quasi in continuazione. Non dovete pensare ad un grosso allevamento perché lo faccio in casa come facevano le nostre nonne. Arrivati ad un certo punto si rifiutano di mangiare ed è allora che dobbiamo preparare quello che in gergo si chiama il bosco. Noi utilizziamo la lavanda selvatica, va bene qualsiasi tipo di ramo secco. Questi bruchi maturi, che riconosciamo soprattutto perché dalla bocca del bruco fuoriesce una bava che a contatto con l'aria diventa filo che non è altro che la seta, si arrampicheranno su queste frasche e nel giro di 4-5 giorni confezioneranno il bozzolo. E qua siamo quasi a fine giugno. La prima cosa che si fa, come vi dicevo, è la riproduzione. Si riconosce un bozzolo da cui nasce una farfalla femmina perché rimane di forma tondeggiante e un bozzolo da cui nasce una farfalla maschio perché rimane di forma più allungata. Ne scelgo in genere 10-15 coppie, prendo una cassettina di scarpe, le metto tutte assieme. Dopo una quindicina di giorni nasceranno le farfalle, si accoppieranno, deporranno il seme bacchi. Il seme bacchi, questi sono vivi, questi non dovrebbero stare qui, dovrebbero stare in un posto fresco in cantina, sono in letargo. Siamo? Su tutto il resto dell'allevamento posso ottenere il mio filo di seta che poi servirà per confezionare Giulio. Come vi ho detto, una parte la lascio a colore naturale,
per avere un filo della grossezza di un ordito servono, allora la grossezza di un ordito pressappoco questa serve. Un recipiente come questo, dell'acqua, del fuoco, un'iscopita e l'aspo, i pezzettini di legno. Sì. Vedete come i fili si attaccano? Succede questo, che a contatto con l'acqua, una sostanza che contiene il bozzolo, si scioglie. E a contatto con questi pezzettini di legno ci fa trovare il primo filo. Mi tengo il filo in mano, riporto il bozzolo sull'acqua, ma non il filo, e il filo me lo tengo in mano. La pesantezza dell'acqua tratterrà il bozzolo sull'acqua e con me verrà via solo il filo. Ed è in questo modo che si confeziona la matassa. Allora, io racconto tutta questa storia fino ad arrivare poi al telaio. Ovviamente tutte le lavorazioni che vengono fatte per arrivare a produrre questo teplicato sono fatte a mano. Lionzu viene confezionato come lo confezionavano le mie antenate 200 anni fa. Stessa tecnica, stesso modo di fare, stesso pettine, stessi lici, stesso telaio. Allora, come vi ho detto, una parte la lascio a colore naturale e una parte viene colorata con lo zafferano. Che bello. Chi viene da me cosa impara? Oggi io penso questo. Io penso che le persone che vengono a trovarci, a quelle persone oggi non basti più il mangiare bene ad orgoglio, perché si mangia benissimo. Forse non bastano più neanche i bellissimi murales che fanno del nostro paese un museo a cielo aperto. Il turista che viene da me è quella persona a cui piace sapere e piace conoscere, diciamo, quella che era e che è ancora la vita delle persone che in questi posti abitano. Bene. Senta una cosa, ci può dare un messaggio di speranza ai nostri aspiranti artigiani, alle persone che si vogliono dedicare comunque all'artigianato, a tramandare le tradizioni? Perché oggi sappiamo che non sono molti. Un messaggio che vorrebbe dare a coloro che decidono invece di intraprendere questa strada? Allora, essere artigiani oggi è difficilissimo. Non è per niente facile. Sia da un punto di vista economico, ma sia anche perché abbiamo una burocrazia spaventosa, non si riesce proprio a stare attenti. Io dico sempre che non bisogna mollare. Allora, il match è questo, il match è tantissima passione. Allora, io mi ricordo che già da quando ero piccola e mamma faceva a telaio lavori, io stavo lì ad aspettare che lei mi dicesse: adesso puoi farne un pezzettino tu. Bisogna essere molto, non si dice coraggiosi, si dice audaci forse, no, neanche audaci. Sì. Bisogna essere testardi, diciamo, per riuscire a farlo. Perché oggi l'artigiano, invece di essere considerato, come posso dirti, la persona che dà, la persona che custodisce, che ci siamo messi proprio all'ultimo posto, però ecco, secondo me bisogna insistere. Io ad arrivare ciò che faccio oggi, io oggi sono diventata una piccola fattoria didattica e un piccolo museo, ci ho impiegato quasi 30 anni a combattere contro la burocrazia e contro quelle leggi che purtroppo ancora esistono e che in Sardegna e anche nel resto dell'Italia fanno morire queste maestrie. Queste sono delle maestrie, sono delle arti che andrebbero custodite, preservate e salvaguardate. Sì, siamo d'accordo. Quindi tanta passione comunque per affrontare tutto. E poi, ecco, secondo me servirebbe anche un altro tipo di politica, diciamo. Servirebbero soprattutto delle buone leggi.
Sì. Però ecco, questo non sta a noi, cioè dovrebbero rappresentarci in un modo migliore, diciamo. Sì, senz'altro. Per esempio, allora, io ti faccio il mio esempio. Allora, io la prima volta che volevo mettermi a posto da un punto di vista fiscale, sono andata da un commercialista. E allora lui cerca nelle sue tabelle una che fa tutta la filiera della seta. Come lavoro non esiste. In Italia non c'è nessuno che fa tutta la filiera della seta. Quindi è un lavoro che non esiste, è una unicità. Per lo Stato italiano io sono coltivatore diretta fino al bozzolo. Ci siamo fino al bozzolo, perché allevo bruchi di bacco da seta. Se però trasformo il bozzolo in filo, ed io è una cosa che faccio, divento un'impresa, come quel pastore che trasforma il latte in formaggio. Se quel filo lo metto a telaio, divento un artigiano. Se poi quel filo, se poi quel tessuto lo vendo, divento anche un commerciante. Allora, voi si deve capire questo, che per certe attività bisogna inserire quella che è la cultura, quella che è l'identità, quello che è il custodire. Quindi servono delle leggi ad hoc, non dico solo per la mia di attività, ma io credo che in Italia ce ne siano tantissime. A pensare, non lo so, al tombolo, ai vari ricami che nelle nostre regioni esistono, non mi vengono tutti in mente, però ecco, ce ne sono tantissime che piano piano muoiono perché non sono custodite. Sì Maria, infatti diciamo che l'obiettivo di Creative Italy è proprio questo, andando oltre ovviamente la politica, perché noi purtroppo con la politica non possiamo fare in questo momento assolutamente niente perché è troppo articolata, però il nostro obiettivo è quello di elevare l'importanza della cultura che tutte queste attività che hanno fatto il Made in Italy hanno, e poterle tramandare a persone che sono interessate ad impararle e a portarle avanti, che siano essi italiani, che siano essi stranieri. Cioè, questo è l'obiettivo di Creative Italy, perché attraverso la nostra identità possiamo far conoscere quella che l'Italia è veramente. E credo che questo è anche un momento importantissimo di cambio a livello di viaggiare a tutti i livelli, in cui finalmente possiamo portare la missione di Creative Italy nella giusta strada e veramente far conoscere il tutto al mondo, a rivalutare anche il tempo di ottenere, di creare un qualche cosa di qualità, cosa che prima con il tutto è subito, purtroppo dell'internet ha un po' svalutato. Però ecco, secondo me tecnologia e manualità possono andare insieme se combinate nella giusta maniera. Quindi noi promuoveremo le attività del bacco da seta al mondo e a chi è interessato e speriamo, appunto, invitiamo tutti gli italiani, tutti gli stranieri a conoscere la Sardegna attraverso queste attività secolari, ecco, possiamo dire. Sì, è uniche perché è uniche. Veramente. Quindi ti ringraziamo per il tuo tempo, per averci raccontato la tua storia. Sì? No, grazie a voi. Ah, sì, che la connessione. E grazie per averci raccontato la tua storia e soprattutto l'essenza del bacco da seta ad Orgosolo. Grazie Maria. Grazie a grazie. Voi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a Orgosolo, passate. Certo, sì. No, passiamo.